di campagna del pallone. Siamo qui col tecnico del San Vitaliano, il mister Di Martino. San Vitaliano che quest'oggi ha vinto per 2-1 contro lo Sporting Pietrelcina. Allora, mister, la prima domanda. Nella prima metà di gara mi è sembrato comunque che la formazione stesse un pochino sofferente. Successivamente però siete riusciti a portarvi in vantaggio e anche dopo la rete del pareggio avete ristabilito il 2-1 e quindi un nuovo vantaggio. Ecco, era così che aveva pensato la partita, che aveva preparato la partita? Sì, noi in verità abbiamo preparato la partita conoscendo anche poco questo Pietrelcina, che nonostante tutto è un'ottima squadra, anzi gli faccio i complimenti per come sono venuti a giocare qui a San Vitaliano. La prima parte di gara noi avevamo, diciamo, preparato la partita cercando un pochettino il gioco in ampiezza. Abbiamo sofferto perché sapevamo che loro giocavano a tre dietro e sul lato destro, diciamo, abbiamo sofferto un pochettino l'esterno di colore che c'avevano loro, ci ha messo un pochettino in difficoltà. Poi nella ripresa siamo entrati nello spogliatoio, ci siamo messi un pochettino meglio, siamo riusciti a trovare prima il gol del vantaggio, poi nonostante loro abbiano pareggiato, i ragazzi che sono subentrati oggi dalla panchina sono riusciti a trovare il 2-1 con Cinecchio. A chi dedica questa vittoria? No, vabbè, questa è la vittoria del gruppo. Noi oggi avevamo Di Pietro assente per infortunio, avevamo due giudici assente per squalifica, qualche altro ragazzo non stava bene, hai visto? Abbiamo un grandissimo gruppo, hanno reagito sull'1-1, l'hanno voluta vincere, questa è una vittoria loro, dei ragazzi che stanno lavorando benissimo, abbiamo tantissimi under, non so se hai notato, se hai detto sulla distinta, i tre cambi che abbiamo fatto erano tutti 2003, i ragazzi che sono subentrati dopo. E ognuno sta facendo la sua parte e se continuiamo così ci possiamo divertire. Allora, in 4 partite, 2 pareggi e 2 vittorie, siete ancora imbattuti senza considerare comunque il passaggio del turno contro il Baiano, ma considerando comunque un progetto a lungo termine, quale crede che siano gli avversari da tenere d'occhio? Noi sinceramente non temiamo nessuno perché noi non abbiamo niente da perdere, siamo una squadra che andiamo sul campo, hai visto, giochiamo la nostra partita, ce la giochiamo a viso aperto, cerchiamo di fare il nostro gioco, poi vinca sempre il migliore, però noi siamo una squadra che faremo di tutto per dar fastidio a tutti, che siamo imbattuti non conta perché sono 4 partite, sono ancora poche, anche se abbiamo giocato già con Forza e Coraggio, Pietrelcina, abbiamo giocato con Ponte, con già 3 squadre che sono squadre di un ottimo livello per questa categoria. Questo girone sinceramente un bel girone, ci sono 7-8 squadre ben attrezzate che fanno un ottimo calcio, ci possiamo divertire sia noi per quello che stiamo proponendo sia per quello che sarà il futuro di questi ragazzi. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te, in bocca al lupo.